Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Non sarà un Natale sereno per i lavoratori della Aveco di Martinsicuro. Parliamo dunque in apertura della vertenza Aveco. Oggi una nuova svolta è stata annunciata, certo non positiva per i 71 operai per cui scattano le procedure per la mobilità prelicenziamento. Infatti la Aveco di Martinsicuro chiude. E la notizia arriva direttamente dai vertici dell'azienda. Vediamo. Per 71 lavoratori dell'Aveco di Martinsicuro scattano le procedure di mobilità, mentre per l'azienda l'orizzonte prossimo è la chiusura. Tutto questo se le autorità preposte non si adopereranno per scongiurare lo smantellamento di un'azienda messa in condizione di non lavorare dallo scorso 17 settembre, nonostante il lavoro e le commesse ci siano. La notizia a pochi giorni dalle festività natalizie ovviamente è drammatica per l'azienda e per i lavoratori. L'augurio è che con l'anno nuovo si riesca a ripartire. L'azienda non sta chiedendo sconti in materia ambientale, non vuole nuocere e non nuoce alla salute delle persone, ha fatto investimenti per milioni di euro in materia di sicurezza per ridurre le emissioni nocive e per tutelare il contesto urbano che è cresciuto intorno all'azienda. Serve che tutti i soggetti coinvolti, dalla regione alla provincia, alle rappresentanze sindacali, facciano un ultimo scatto per portare a termine questo procedimento in tempo utile, comunque entro il mese di gennaio, in modo da salvare questi posti di lavoro che altrimenti sarebbero definitivamente persi. Noi speravamo in una soluzione, quantomeno di chiarezza, che faceva emergere qual era la percorribilità o meno e la situazione dell'Aveco dal punto di vista ambientale, se c'era una compatibilità di questa azienda oppure no. Purtroppo, diciamo, la non decisione ha costretto in ogni caso a prevedere una procedura di mobilità. Poi studieremo le clausole per la riassunzione, se la ditta potrà, uso il condizionale, se la ditta potrà ripartire o meno. Ci aspettiamo delle prescrizioni, perché come è giusto che sia per l'azienda, delle prescrizioni da fare, diciamo, in tempi fattibili e diluiti nel tempo, perché non, per affrontare delle spese gravose anche per l'azienda, che sono dovute, però logicamente con i fermi che ci sono stati l'azienda non è che dispone di quantità di denaro. Comunque tutto si fa, l'importante è arrivarci e la prescrizione serve proprio a questo. Ripeto, se non ci sarà questa prescrizione e questa conferenza dei servizi, lì sarà proprio la chiusura totale. La FIM CISL intanto annuncia un esposto alla Procura della Repubblica per individuare le responsabilità di una situazione definita assurda. Dalle 14 di oggi i 27 lavoratori del Cotir di Vasto hanno interrotto la protesta e l'occupazione della sede in attesa dell'illustrazione del piano di riordino del settore prevista per martedì 28 dicembre presso la sede dell'assessorato regionale all'agricoltura di Pescara. E la buona notizia che arriva dai segretari regionali Felice Antonio Maurizi della FAI CISL e Ada Sininberghi della FLAI CGL, che evidenziano come i fatti degli ultimi giorni hanno sostanzialmente confermato le comunicazioni ricevute dal presidente D'Alfonso e dall'assessore Pepe nell'incontro tenutosi in regione il 18 scorso, cui si riferiscono queste immagini. Dai riscontri effettuati emerge che effettivamente gli uffici regionali competenti hanno eseguito i mandati di pagamento a favore del Cotir. I due sindacalisti inoltre comunicano che i bonifici delle prime 4 mensilità sono stati eseguiti in data odierna, come da verifiche fatte, e quindi l'accredito delle spettanze sui conti correnti dei dipendenti è subordinato esclusivamente ai tempi tecnici. Si è svolta pacificamente la protesta dei lavoratori interinali di Attiva, che questa mattina hanno incontrato il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per chiedere garanzie sulla contrattualizzazione definitiva. Si è concluso l'incontro, le richieste erano ovviamente quelle dell'assunzione da parte dei lavoratori, e che cosa ha detto il Presidente? Il Presidente D'Alfonso si è impegnato a trovare una soluzione per questo problema, una soluzione in grado di definire la vicenda per tutti i lavoratori interinali. È stata convocata
nei prossimi giorni sarà convocata una nuova riunione, un incontro tecnico formato da una delegazione dei lavoratori con i rispettivi avvocati, dai vertici di Attiva, dal sindaco di Pescara, dal vice sindaco di Pescara e da un rappresentante della regione che sarà verosimilmente il presidente D'Alfonso. Soluzione che troverà il presidente, ma la richiesta quale dei lavoratori? La richiesta dei lavoratori è quella di vedersi riconosciuto il loro diritto a un'assunzione a tempo indeterminato con Attiva. Questo anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sancito dal Tribunale di Pescara e in qualche modo ribadito anche dalla Corte di Cassazione. Fermo resta che tutti gli ex interinali di Attiva comunque procederanno in sede giudiziaria, non fermeranno la loro battaglia giudiziaria fino a quando non si sarà trovata la concretizzazione, la risoluzione effettiva del problema. Per adesso c'è una volontà politica che comunque è un grande auspicio, un grande augurio di soluzione del problema. Questa è stata la nostra trattativa odierna. Sanno che c'è la volontà di andare avanti a livello legale dei lavoratori? Lo abbiamo specificato, sia io che l'avvocato Di Paolo abbiamo specificato che comunque da parte nostra ci sarà, non ci si fermerà assolutamente nelle azioni giudiziarie. Livio Bearzi, l'ex preside del convitto scolastico crollato all'Aquila nel terremoto del 2009, al cui interno perirono alcuni studenti, è stato scarcerato oggi. Lo ha reso noto il suo legale, l'avvocato Stefano Buonocore, precisando che gli è stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali in via provvisoria. A favore della scarcerazione di Bearzi si era pronunciata la Società Civile Nazionale di Udine. Un appello in tal senso era stato rivolto nei giorni scorsi da decine di parlamentari al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scorso ottobre, lo ricordiamo, la Cassazione aveva confermato la condanna inflitta in appello allo stesso Bearzi di 4 anni di reclusione per concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Ieri c'è stato il verdetto, la sentenza di primo grado per il processo Bussi bis, che ha visto l'assoluzione dell'ex presidente dell'ACA Bruno Catena e la prescrizione per gli altri 4 imputati. E sulla sentenza è polemico l'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che dice: senza la nostra denuncia quell'acqua sarebbe ancora contaminata. Sul caso del processo Bussi bis, che ieri ha assolto con formula piena l'ex presidente di ACA e con le prescrizioni per gli altri indagati, interviene Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, che non solo denunciò i fatti che portarono all'inchiesta, ma che a sua volta subì una denuncia per i fatti dichiarati. Oggi ricorda che nonostante la decisione del tribunale, un traguardo è stato raggiunto, quello della potabilità di quell'acqua contaminata. E si è munta per anni e anni acqua dei pozzi di Campo Sant'Angelo. Questi pozzi erano gravemente contaminati, quest'acqua è stata miscelata con l'acqua che veniva dall'acquedotto Giardino, che invece era acqua buona, che tutto questo non si doveva fare secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Era dell'anno scorso la relazione dell'Istituto Superiore della Sanità che ci ha dato ragione su tutto. Si tratta di sostanze pericolose per la salute umana, tra cui cancerogeni. Come ha notato l'Istituto Superiore di Sanità, su molte sostanze non sappiamo bene quali fosse la situazione dell'acqua che usciva dai rubinetti, per il semplice fatto che non sono state cercate. E voglio ricordare che e alla fine quei pozzi del 2007 sono stati sequestrati e chiusi perché il sottoscritto con un'interrogazione che era frutto del lavoro di Rifondazione Comunista, del WWF e del Forum dei Movimenti dell'Acqua e l'Abruzzo Social Forum, denunciammo una situazione di cui non eravamo stati informati e, come sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità, i cittadini avevano diritto alla comunicazione di queste problematiche dell'acqua. Maxi sequestro natalizio effettuato dai carabinieri del NAS di Pescara in collaborazione con la Guardia Costiera e le ASL. Su tutto il territorio regionale sequestrati prodotti alimentari non conformi alla normativa per un valore commerciale complessivo di oltre 100.000 euro. Oltre 10 tonnellate di alimenti sottoposti a sequestro e distrutti è il bilancio di una serie di controlli ed ispezioni condotte in tutto l'Abruzzo dai carabinieri del NAS di Pescara a pochi giorni dal Natale.
In particolare, in un centro di distribuzione di prodotti ittici del Chietino sono stati sequestrati, assieme alla Guardia Costiera, 1.600 kg di gamberi rosa, poiché detenuti in assenza di documentazione idonea ad attestarne la tracciabilità. Nell'Alto Teramano, inoltre, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 10.000 kg di prodotti ittici privi di ogni indicazione. In uno stabilimento di trasformazione di prodotti ittici e produzione di conserve alimentari, sempre nel Teramano, con l'ausilio dell'ASL sono stati avviati a distruzione circa 120 kg di polpo, sottoposti a congelamento in maniera non idonea. I controlli del NAS hanno consentito di individuare nel pescarese una ditta che aveva imbustato pane, pizza e dolci freschi con etichette riportanti dati di produzioni posticipate. Oltre 1.000 cesti di prodotti già pronti per essere distribuiti sono stati sottoposti a sequestro per un valore commerciale di circa 5.000 euro e il titolare dell'attività è stato denunciato per il reato di frode in commercio. In un'azienda del Teramano, infine, a fronte delle carenze igienico-sanitarie, è stata disposta la chiusura dell'attività da parte della ASL competente. A poco più di una settimana dalla fine del 2015 è tempo di bilanci istituzionali, lo ha fatto questa mattina il presidente della provincia di Teramo, Di Sabatino, ascoltiamolo. Presidente, i dati e i numeri più importanti di questo 2015? Il numero più importante è che la provincia nel 2015 c'è stata, è stata presente e si è resa utile per la collettività che amministra. Sulle questioni più rilevanti, come quello della viabilità e dell'edilizia scolastica, noi abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative che hanno portato nel corso del 2015 a programmare opere dell'alluvione per 79 opere e 29 milioni complessivi di somme, ne abbiamo appaltate nel 2015 50 per 12 milioni, alluvione 2015 24 interventi per altri 3 milioni e 6, in più ci sono tutti i fondi che comunque già c'erano e che noi diciamo, abbiamo messo un po' a regime di viabilità ordinaria, chiudendo delle opere assolutamente importanti come, come il tratto di Pedemontana che arriva fino a Garrufo e stiamo adesso riprendendo la progettazione del tratto finale della 259. In più stiamo portando avanti per circa 10 milioni di euro di lavori per mettere in sicurezza e sistemare le scuole della nostra realtà provinciale. Accanto a questo la provincia ha fatto tante altre iniziative, ne cito una, il progetto Paride con un investimento di privati per 16 milioni sul nostro territorio che permetteranno da qui ai prossimi anni un efficientamento energetico notevole e soprattutto un rinnovamento di tutti i punti luci di 32 comuni su 47. Importante anche sottolineare l'anticipazione cassa integrazione guadagni per i lavoratori in difficoltà, questo partirà dal 1° gennaio. Sì, ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto qualche difficoltà con gli istituti di credito, voglio ringraziare pubblicamente le banche di credito cooperativo di Basciano e quella dell'Adriatico Teramano che hanno risposto al nostro appello, chi andrà in cassa integrazione potrà stipulare delle convenzioni con questi istituti per avere l'anticipazione di un'indennità che come è noto arriva sempre dopo 6-8 mesi. Sotto l'albero circa 80 milioni di euro per l'Aquila, breve la pubblicazione del 14° elenco per la ricostruzione, sul piatto ulteriori fondi per far ripartire i cantieri in centro e nelle frazioni. 80 milioni di euro ulteriori a circa 20 giorni dall'ultima erogazione per lavori in centro e soprattutto per portare avanti il difficile percorso di rinascita delle frazioni aquilane, molte delle quali rimaste esattamente come il 6 aprile di 7 anni fa. Nel 14° elenco c'è anche questo, fondi ulteriori per la ricostruzione, finanziamenti che non verranno erogati subito per intero, ma che consentiranno di attivare un numero elevato di cantieri grazie all'accordo tra il Comune dell'Aquila e l'ABI. L'obiettivo era proprio quello di pubblicare il 14° elenco come più volte annunciato dal sindaco Massimo Cialente prima di Natale, così da poter spingere verso il 15° elenco all'inizio del 2016 e poter programmare lavori per altri 710 milioni grazie alla delibera CIPE. Nel 14° elenco compaiono diversi palazzi importanti del centro storico, ad esempio l'aggregato che contiene il secondo pezzo dei portici, quello della ex sede della Cassa di Risparmio Centrale, l'aggregato di Piazza Duomo che ospitava il Gran Caffè dell'Aquila e diverse attività commerciali.
Un augurio di Natale importante per guardare avanti con maggior fiducia il difficile cammino della ricostruzione dell'Aquila, dove però purtroppo, come dichiarato dal sindaco Massimo Cialente, continua a mancare drammaticamente il lavoro per i giovani. In questo paese anche se... Restiamo in argomento perché la senatrice del PD Stefania Pezzopane ha annunciato la presentazione di un disegno di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila. Fare luce su ogni fase legata al post-terremoto, dalla prima emergenza alla ricostruzione. Un obiettivo ambizioso ma non facile, quello annunciato dalla senatrice del PD Stefania Pezzopane, che ha presentato un disegno di legge per la nascita di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terremoto. In separata sede, ma prevista comunque, la istituzione di una seconda commissione d'inchiesta per valutare l'operato della commissione Grandi Rischi. Nell'organismo annunciato dalla senatrice Democrat, i compiti ispettivi saranno diversi, dall'erogazione dei fondi all'utilizzo degli stessi, dalla realizzazione delle New Town alla certezza dei fondi per la rinascita dei centri storici. Proprio in questi giorni viene pubblicata sul sito del Senato la mia proposta di legge che istituisce una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione, e perché a distanza di 7 anni a volte su alcune vicende sembrano esserci delle ombre. Nel testo della commissione della proposta di legge individuo tutti i campi di indagine in cui la commissione d'inchiesta dovrà esercitare il proprio campo di azione. È di queste ore poi l'approvazione definitiva della legge di stabilità, che contiene misure anche per il cratere sismico e per l'Abruzzo. E poi c'è una parte abruzzese importantissima. La prima è quella che riguarda il cratere e che è stato il frutto del mio lavoro alla prima lettura del Senato, quindi le proroghe per tutti i precari della ricostruzione, una normativa nuova per gli edifici di culto che ricadono sotto le competenze del provveditorato alle opere pubbliche, e poi, questa è una cosa molto importante per i comuni del cratere, si azzera il fondo di solidarietà che gli altri comuni d'Italia devono invece versare allo Stato. In più c'è un intervento significativo per Bussi che finisce finalmente il commissariamento, e ci sono delle misure di natura economica. L'Abruzzo è stato inserito nelle regioni del Mezzogiorno che usufruiranno del credito d'imposta e che potranno utilizzare i fondi per la montagna, che sono finalmente stati ripristinati, e che godrà nel 2017 della decontribuzione nelle imprese private. Piano integrato di sviluppo urbano. Dal 2009 ad oggi la Giunta Comunale, insieme al Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, ha presentato tutti i collegamenti realizzati per trasformare Pescara in una città-regione. Piano integrato, si parla di urbanistica per Pescara, si parla di fondi e soprattutto di strutture per il futuro. Nel corso di questi anni abbiamo messo in atto interventi con fondi non solo comunitari ma anche con fondi privati. Per far cosa? Una rete di connessioni infrastrutturale, e non solo di tipo urbanistico ma anche di tipo sociale. Quindi partendo dai PISU della strada Pendolo, alle rampe del ponte Capacchietti, fino ad arrivare al ponte Nuovo, tutta una serie di infrastrutture che oggi trovano, diciamo, la sintesi attraverso anche questo racconto previsto nei finanziamenti proprio comunitari, per dare il significato e il senso di che cosa è Pescara con l'utilizzazione di queste risorse. In questo resoconto poi si tiene in considerazione anche di quelli che sono i progetti che ancora hanno qualche ostacolo? E questo è un punto che noi mettiamo per poter lanciare lo sguardo anche in avanti, capire che cosa bisogna fare ancora per rendere questa città, come ho detto, che è molto dinamica ma è anche accessibile, nel senso che è fruita da tante migliaia di utenti che vengono da fuori del territorio comunale. Quindi non solo ciò che è stato fatto ma anche in prospettiva ciò che dobbiamo realizzare. Questa è l'ambizione anche di un'amministrazione che si pone alla guida di una città, e lo fa sapendo di avere a disposizione un patrimonio ma anche di doverlo arricchire. È stato inaugurato questa mattina a Teramo, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il centro di unità complessa di cure primarie.
Realizzare nel territorio la continuità dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche al fine di ridurre l'uso improprio del pronto soccorso. Questo uno degli obiettivi della nuova unità complessa delle cure primarie, realizzata dalla ASL di Teramo e inaugurata questa mattina. Abbiamo già definito che il 2016 sarà l'anno del territorio e si parte da qui, si parte da Teramo, si parte per investire sulla sanità territoriale e anche per decongestionare ospedali e pronti soccorso, cercando di definire che l'obiettivo di quelle strutture è dare assistenza agli acuti veri. Quella di Teramo è la quarta realtà che oggi viene inaugurata nel Teramano dopo Villa Rosa di Martinsicuro, Sant'Egidio alla Vibrata e Montorio al Vomano. Serve per abbattere i codici bianchi a livello ospedaliero e di dare un servizio territoriale ai cittadini sul territorio senza recarsi più al pronto soccorso per alcuni tipi di patologie. Daremo un servizio 24 ore su 24, coperto in parte dai medici di medicina generale e dai specialisti ambulatoriali nelle prime 12 ore. La continuità assistenziale viene trasferita dall'ospedale al territorio e quindi verrà trasferita in questa struttura. Per quanto riguarda la mobilità passiva, intanto c'è una mobilità passiva in questa regione che è dovuta a una serie di scelte passate, dovute certamente al riordino e alla riorganizzazione. Dal punto di vista fisiologico, Teramo è la provincia più a nord della regione Abruzzo e quindi fa i conti con le esperienze migliori del paese, perché nel centro Italia, non soltanto nelle Marche ma in Toscana e in Emilia Romagna, si esprime la migliore sanità del paese. Quindi è del tutto fisiologico che c'è un tema che in questo caso è più presente. Per quanto ci riguarda, diciamo, la soluzione è investire molto sull'eccellenza e sulla qualità, ed è quello che vogliamo fare impostando da una parte la sanità territoriale e elevando la qualità sulle prestazioni offerte per gli acuti presso gli ospedali. Protesta davanti al Palazzo della Regione di Pescara da parte dei disabili che non hanno percepito gli stipendi a seguito dei tirocini finanziati con fondi europei. A causare il blocco dell'erogazione sarebbe l'irregolarità di una delle aziende che ha ospitato i lavoratori. Questa è una manifestazione per una scadenza non rispettata, si parla del pagamento di quello che è stato il lavoro. Il 31 è la scadenza ultima data, ci sarà un incontro con la Regione. Intanto questo è uno scandalo internazionale, si tratta di fondi europei, sono due anni che è iniziato un tirocinio formativo con soldi della comunità europea, hanno visto impiegati 25 ragazzi disabili, questi ragazzi hanno finito il loro tirocinio formativo che serviva al percorso lavorativo in base alla legge sul collocamento obbligatorio, i ragazzi hanno avuto il pagamento delle tre mensilità mentre le altre 4-5 sono andate deserte, questi ragazzi per due anni hanno bussato nella Regione e dalle istituzioni non hanno ricevuto nulla. Oggi ci vengono a dire che c'è una sola associazione cooperativa presso la quale, tra l'altro, i tirocinanti non sono nemmeno andati a fare il tirocinio, che ha qualche piccola irregolarità di 200 euro, pensate, di soli 200 euro, rischia la Regione Abruzzo, si assume la responsabilità di rimandare all'Europa 60.000 euro e di non pagare 25 ragazzi disabili che hanno fatto un percorso di tirocinio formativo. Il problema burocratico che loro sanno benissimo è questo che mi dispiace molto, perché sanno esattamente qual è il problema, è che i fondi, noi siamo pronti a pagare, i fondi europei per noi non ritorneranno in Europa, siamo pronti, la determina è pronta, i fondi ci sono. Il problema è che un ente pubblico come la Regione non può spendere, non può usare fondi pubblici se le aziende non sono in regola, le aziende che dobbiamo pagare per il tirocinio fatto dai disabili non sono in regola. È la legge che ci impone questo, stiamo cercando di andare incontro ad una delle aziende partner di questo progetto che ha problemi contabili e spero che questa ditta riesca a trovare una soluzione, altrimenti per i disabili una soluzione la troveremo comunque. Domani sarà vigilia di Natale e a Nerito di Crognareto si rinnoverà il tradizionale rito del fuoco di Natale a partire dal tardo pomeriggio. Una tradizione che ormai si ripete non so da quanti anni, che con entusiasmo è la Proloco, è la gente del territorio e l'amministrazione ripete ogni anno il 24 di dicembre. Inizia alle ore 18, c'è una cerimonia che fa uscire la fiamma, la fiammella che insomma ha dato anima il nostro Papa Francesco a questa fiammella, noi dalla chiesa la portiamo in piazza e poi lì quest'anno una novità, la facciamo accendere alla persona più anziana del posto, che tra l'altro è un vecchio carbonaio, colui che faceva proprio la carbonaia. Arriverà il Babbo Natale per i bambini e poi avremo
avremo il 27 un'esposizione di artigianato locale e anche con stand gastronomici, avremo il 29 l'esibizione del coro gospel e un'altra serata sempre contornata da prodotti tipici. Tramite il nostro compaesano Davide Peluzzi, che è il presidente dell'associazione Explora Nunat, molto attiva per quanto riguarda il volontariato sul territorio del Nepal, abbiamo concordato di fare un gemellaggio con le popolazioni del Nepal, appunto per la nostra vicinanza, sia per quanto riguarda il territorio, che comunque siamo molto vicini a loro, essendo montagna sia noi che loro, e anche per le tragedie insomma, trascorse con il terremoto. Tra il gemellaggio c'è in programma un percorso escursionistico ideale dalla nostra montagna, che è il Gran Sasso, fino alla loro montagna, l'Himalaya. Nella contrada di Cavaticchi di Spoltore si terrà per il secondo anno il suggestivo presepe vivente, che lo scorso anno ha avuto un grande successo di pubblico. Don Mario Probi, organizzatore regista di questo presepe vivente di Spoltore, seconda edizione. Vogliamo un attimo parlare di questa iniziativa, come è nata, come si svolgerà e quali sono le particolarità? Diciamo che è nato grazie all'aiuto di tutti gli abitanti di Cavaticchi, di Santa Teresa, quindi che si sono organizzati tutti insieme e abbiamo formato questo gruppo, diciamo, piccolissimo, presiguo. Ma ne sono molti, quindi ne abbiamo 300, quindi immaginiamo un po'. Si sono autotassati anche per i soldi, per raccogliere fondi. C'è stato un lavoro molto forte, molto duro da portare avanti, perché sono stati legati anche ai dialoghi. I dialoghi, i tempi, sarebbe un modo di recitare un po' diverso dagli altri spettacoli. Perché il tutto poi, ma sarà una sorpresa, è meglio che non vado oltre. Francesca Giansante ricoprirà il ruolo della Madonna nel presepe vivente di Cavaticchi di Spoltore, una giovane mamma di appena 24 anni. Come è nata questa idea di partecipare al presepe? Guardi, la mia è in realtà una vera passione. Poi grazie a Don Mario e Pina mi è stato possibile avere la prima, comunque un ruolo principale in questo presepe. Quanta preparazione ci è voluta per interpretare? Tantissima e tanto impegno, si tornava a casa, si riusciva subito, però ecco, non è stato un sacrificio, è veramente bello farlo, non è pesante, è solo emozionante, ecco, tutto questo. Ed ora apriamo la pagina sportiva e andiamo a vedere subito i risultati della penultima giornata di andata di Serie B. È andata bene al Pescara, un po' di amaro in bocca per la Virtus Lanciano, che ha mancato una buona opportunità di tornare a vincere in trasferta. Avellino Virtus Entella 2-0 giocata ieri, Bari Brescia 1-2, Crotone Trapani 0-0, Livorno Ascoli 1-3, Novara Cesena 0-0, Pescara Modena 1-0, Provercelli Perugia 0-1, Salernitana Cagliari si giocherà domani alle 13, Spezia Como 1-1, Ternana Virtus Lanciano 1-1, Vicenza Latina 1-1, classifica in testa sempre il Crotone con 42 punti, ma rischia di subire il controsorpasso del Cagliari domani. Novara 38 punti, Bari 35, si avvicinano al quarto posto Brescia e Pescara con 34 punti, Cesena 31, Perugia 30, Avellino e Virtus Entella 28, Trapani e Spezia 26, Provercelli 24, Livorno in crisi nerissima e Ternana 23, Latina 22, Vicenza e Modena 21, Salernitana e Ascoli 20, Virtus Lanciano 15, Como 11 punti. E allora andiamo a vedere subito i riflessi filmati della partita dell'Adriatico Cornacchia di Pescara tra Pescara e Modena, un successo molto sofferto per la squadra di Massimo Oddo contro un Modena che non ha risentito più di tanto dell'assenza di Cionek in difesa e soprattutto del Diablo Granoce in attacco, Granoce che sarà fuori per due mesi. Nel Pescara c'è Aresti in porta al posto di Fiorillo, conferma per Campagnaro, in mediana Mandragora vince il ballottaggio con Bruno, ma la grande novità in attacco, dove non c'è Cocco bensì Sansovini in coppia con la Padula, sostenuti alle spalle da Caprari. Nel Modena chiaramente c'è Stanco in attacco, con lui Luppi e poi Galloppa a dare qualità al centrocampo. Ecco l'inizio del confronto, sono 6.500 circa gli spettatori all'Adriatico Cornacchia di Pescara, il tecnico del Modena è Hernan Crespo, avversario ma anche amico
ed ex compagno di squadra di Massimo Oddo ai tempi della Lazio. Prima chance per Ahmad Ben Ali, il suo sinistro, con la palla che sorvola di un soffio la traversa e termina la sua corsa sull'esterno della rete. Risponde però il Modena con questa conclusione da lontanissimo da parte di Calapai, palla alta sopra la traversa. Rivediamo il destro del numero 2 dei Canarini. Il Modena tiene bene il campo, accade ben poco nel primo tempo, gara sostanzialmente bloccata, il Pescara fa la partita ma trova pochissimi pertugi. Questa è una conclusione dalla distanza su punizione del capitano Lenian Memusciai, poi c'è uno spunto molto pregevole di Luppi che fa fuori due avversari, poi il suo tiro viene deviato da Aresti. Qui si fa male Mandragora alla fine del primo tempo, cade male e deve lasciare il campo a Verre, si accentra Memusciai che si mette a giocare in cabina di regia. Al 46esimo lo spunto di Sansovini che conclude debolmente con il destro, blocca Provedel. Le immagini stanno per virare nel secondo tempo, uno sguardo sugli spalti dell'Adriatico Cornacchia e poi ecco le immagini della ripresa con il Pescara che riuscirà a sbloccare il risultato. Al minuto 9 del secondo tempo il lancio di Ben Ali, controlla la Padula che si gira e con il sinistro fa restare di sasso Provedel. Un gran gol quello di Gianluca Lapadula, gol numero 11 in campionato. Gozzi lo marca, arriva anche il raddoppio ma nulla da fare perché Lapadula trova lo spazio giusto per fulminare Provedel. 1-0 sarà questo il gol partita dell'ex centravanti del Teramo. Insiste il Pescara in questa fase molto propizia, Ben Ali il suo sinistro deviato in calcio d'angolo, ecco qua il centrocampista libico, ma il Modena c'è e come, e risponde il cross di Calapai, l'anticipo di Zuparic su Stanco, poi la conclusione dalla distanza effettuata da Giorico, c'è il salvataggio di Aresti, poi Campagnaro in calcio d'angolo, sugli sviluppi di quel corner Mischia respinge Campagnaro, poi conclusione di prima intenzione di Stanco, palo pieno con Aresti battuto, poi Nardini prova ma non c'entra il bersaglio grosso, rivediamo il tiro di Stanco e il palo pieno, poi non è Nardini bensì Bentivoglio e la palla che attraversa tutto lo specchio della porta di Oddo, perché il Modena spinge e nel finale il salvataggio su Marzorati di Aresti, una parata salva partita, salva vittoria. E al triplice fischio ci sarà la corsa di Massimo Oddo che andrà ad abbracciare proprio Aresti perché questa parata vale i tre punti. Pescara batte Modena 1-0, gol partita di Lapadula ma grande protagonista anche Aresti e avete visto anche lo sguardo perplesso di Crespo ed ecco la corsa di Oddo che va ad abbracciare proprio Aresti, il dodicesimo del Pescara, sceso in campo proprio per rimpiazzare l'infortunato Fiorillo e quasi certamente Aresti sarà in campo anche a Latina domenica prossima, vuoi per le condizioni non ottimali di Fiorillo, vuoi perché Aresti, come avete visto, dà le dovute garanzie. Questo per quanto riguarda Pescara Modena. Ora andiamo a vedere le immagini dello stadio Libero Liberati di Terni. Come detto, la Virtus ha sprecato una ghiotta opportunità perché nel complesso ha giocato meglio rispetto alla Ternana ma non ha portato a casa l'intera posta. Nella Virtus tante le assenze, come al solito c'è Aquilanti al fianco di Rigione al centro della difesa, a centrocampo Bacinovic con Paghera e con Di Cecco, la novità in attacco nel tridente c'è Di Matteo che agisce con Piccolo alle spalle di Marilungo, finisce in panchina Padovan, si rivede in panchina anche Gaetano Vastola. Nella Ternana recuperano ma non sono al massimo Ceravolo e Avenatti che sono titolari con un attacco formato anche da Falletti e Furlan. Proprio Falletti va alla conclusione di inizio partita, la palla che però termina fuori comunque controllata da Casadei, ecco qui Falletti. Poi la Virtus Lanciano che si fa notare con questo colpo di tacco per Paghera arriva sul fondo, la conclusione di Di Cecco e la parata di Mazzoni non colpisce in maniera precisa Di Cecco, tiro un po' strozzato su questo cross di Paghera e Mazzoni riesce a salvare, era una ghiotta chance per la squadra di Roberto D'Aversa che però insiste, punizione sul pallone Bacinovic e Mammarella a calciare però il capitano rossonero, la palla che viene colpita di testa centralmente da Aquilanti, blocca Mazzoni, meglio la Virtus Lanciano nel complesso.
giusto. Qui però c'è lo spunto della Ternana con questo tiro di Furlan, la parata in due tempi di Casadei, molto molto semplice. C'era a terra anche un giocatore della Ternana. Si va già nella ripresa, il ripristino delle ostilità. Questi è Roberto Breda, la Virtus Lanciano che continua a controllare la partita. C'è il cross di Di Matteo, la correzione di testa di Fabrizio Paghera, la palla che sfila di un soffio alla destra di Mazzoni, e il preludio al gol, la punizione di Mammarella, irrompe a centro area Rigione, la palla respinta in due tempi da Mazzoni, ma prima del secondo schiaffetto la palla aveva già varcato la linea di porta, questo nell'interpretazione di Rossi di Pordenone e dei suoi collaboratori. Rigione segna il primo gol in maglia Virtus Lanciano, rivediamo il suo piattone, tocca una volta Mazzoni, tocca una seconda volta, ma la palla è già entrata, ha già completamente varcato la linea di porta. Altro replay dal basso della punizione di Mammarella, palla che arriva a Rigione, il suo piattone un po' sporco, ma Mazzoni non ce la fa a neutralizzare il tiro del difensore centrale ex Catanzaro e Teramo. Insiste la Virtus, affonda Pucino sulla destra, il suo cross, e c'è un salvataggio di Gonzales sul neo entrato Padovan che aveva preso il posto di Marilungo. Poi Furlani, il suo cross, respinge corto Aquilante, arriva Falletti, controllo e destro fulminante sotto la traversa, nulla da fare per Casadei, peccato per la Virtus, la respinta di Aquilanti troppo centrale nella zona dove c'era Cesar Falletti che si difende dal ritorno alle sue spalle di due giocatori della Virtus. Rivediamo, cross di Furlan, Aquilanti respinge centralmente, palla per Falletti che resiste a Di Francesco e Paghera, difende bene il pallone e di forza scaraventa in porta la sfera dell'1-1. La Virtus stava giocando meglio, aveva mancato qualche altra opportunità poco prima, anche con un contropiede di Padovan che non viene inserito negli highlights, ma ancora la Virtus vuole riprendersi la vittoria. Guardate che chance per Piccolo che controlla con il piede preferito, va alla conclusione ma c'entra l'esterno della rete. Che peccato per la Virtus Lanciano, vuoto l'ex Vitale, controllo con il destro, tiro con il sinistro, palla sull'esterno della rete per Piccolo e finisce qui 1-1 tra Ternana e Virtus Lanciano, probabilmente due punti buttati al vento per la Virtus, buona prova, ma la classifica continua a piangere e la Virtus chiuderà senza vittorie esterne questo 2015, proprio sul campo dove era arrivata lo scorso anno, poco più di 12 mesi fa, l'ultima vittoria lontana dal Biondi, proprio a Terni. Scendiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo. Teramo che ha chiuso gli allenamenti pre-natalizi, Piccolo rompete le righe, la squadra tornerà ad allenarsi domenica prossima. È comunque tempo di bilanci e con il centrocampista Diego Cenciarelli abbiamo parlato e della sconfitta di Ferrara, ma abbiamo tracciato appunto un bilancio personale per quanto gli riguarda circa questo 2015, ascoltiamolo. Un altro tentativo che non è andato a buon fine a Ferrara, un arbitraggio che ha condizionato, ma il Teramo probabilmente poteva fare di più. Come leggi tu questa partita, quest'ultima partita? Ma tutti magari si aspettavano che questa partita potesse essere per noi la svolta. È chiaro che abbiamo giocato contro la prima in classifica e per noi, oltre comunque a dover sfatare il tabù della trasferta, abbiamo giocato contro la prima in classifica, quindi era ancora più difficile poter diciamo fare questo risultato. Ci abbiamo provato i primi 20 minuti, è chiaro che dopo il secondo gol, secondo me mentalmente siamo morti proprio. Io mi auguro comunque che nel nuovo anno possiamo resettare tutto e ripartire comunque con una carica diversa, con uno spirito diverso, con le motivazioni diverse e magari centrare qualcosa di importante. Tra 10 anni, tra 20 anni, quando ripenserai all'anno 2015, come lo definirai? Contraddittorio, agrodolce, comunque bellissimo, comunque bruttissimo? Guarda, io non ho niente da rimproverarmi dell'anno passato, ho solo che essere orgoglioso di me stesso e comunque di quello che ho fatto personalmente con il Teramo e per il Teramo. Non la dimenticherò mai, perché comunque io sono un ragazzo che è partito veramente dal basso, aveva coronato un sogno e questo sogno ancora lo posso coronare perché comunque ho 23 anni e se Dio vuole
un giorno magari sta Serie B la potrò giocare, però adesso penso solo al Teramo e a salvarmi con il Teramo. Hai detto a salvarmi col Teramo, quindi piedi ben piantati per terra, non senza fare voli pindarici inutili. Ma allo stato attuale non puoi parlare di playoff, puoi sognare i playoff, però la prima cosa a cui devi pensare è a salvarti, perché la situazione di classifica comunque non è così ottimale. Poi speriamo anche che ci ridanno qualche punto e mi auguro appunto di poter centrare questo obiettivo. Finisce qui il TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.